Ieri in conferenza stampa post partita Allegri veramente ha sbottato. È una cosa che di solito diciamo, non fa mai perché è sempre una persona molto composta, una persona molto, avete visto, molto diplomatica. A volte la butta, diciamo, in caciara, si dice dalle mie parti, cioè la butta in maniera scherzosa, però stavolta credo avesse veramente poco da scherzare. Perché dopo Atalanta-Juventus, vuoi sapere, c'è stata come al solito la consueta conferenza stampa, ci sono state fatte domande nel momento in cui si è parlato dell'arbitraggio. Allegri ha detto: secondo me Banti ha arbitrato bene, perché io comunque non parlo di arbitri, ma ci sono state delle dichiarazioni da parte di dirigenti e di personalità sicuramente molto influenti che hanno dato fastidio. In Italia non si crescerà mai, che è quello che viene detto su questo canale e su tanti altri canali di altri miei colleghi praticamente tutti i giorni. È una cosa che mi va di commentare con voi. Salve a tutti, ragazzi. Sapete già quello che dovete fare, iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e soprattutto seguitemi nei link social. È un Allegri scatenato che con la consueta educazione fa valere i propri diritti. È stato un Allegri che sicuramente non lo può negare, ha lanciato una mega frecciatina infuocata nei confronti di Aurelio De Laurentiis, credo fosse riferito a lui, perché l'unico dirigente che la butta, voglio dire, sul lato polemico ultimamente è De Laurentiis. De Laurentiis si era lamentato della designazione di Mazzoleni, De Laurentiis si era lamentato della Juve, negli ultimi periodi aveva detto faccio causa alla Juve per lo scudetto, perché lo scudetto dell'anno scorso non è... Insomma, una serie di deliri impressionanti che per me non solo fanno male al calcio, ma se fossi un tifoso di un'altra squadra mi metterei a ridere mo e la finirei, voglio dire, metterei a ridere mo e la finirei domani mattina, nel senso... Ridere da ora a domani mattina perché per un elemento come De Laurentiis che continua a fregiarsi di cose che non sono sue. Nel 2018 è inaccettabile sentire ancora da un presidente che possiede una rosa ottima, con un allenatore ottimo, ma nettamente tutto questo inferiore a quello che è il tuo competitor principale, parlare ancora di complotti impressionanti. È una situazione che sinceramente mi dà sui nervi. Ha ragione Allegri quando dice che non si cresce mai, è una cosa che fa male al calcio, ma paradossalmente vi dirò anche un'altra cosa, fa male anche al Napoli. Perché, e arriverà anche un video anche su questo, il Napoli quando ha pressione non vince mai, perché ha un presidente che ha la stessa mentalità del presidente del Carpi. Né più né meno, con tutto il rispetto del presidente del Carpi che nemmeno conosco, è un discorso di mentalità. Cioè, quando vinci è merito tuo, contro tutto e tutti, quando perdi non è merito, non è colpa tua, ma è colpa degli altri, colpa degli arbitri, colpa della Juve, colpa di tutto. Allora, vi dovete avere un pochino di mentalità, nel senso dovete avere anche un po' di signorilità, che come ha detto Allegri non si compra al supermarket. De Laurentiis è sicuramente un grande imprenditore, è un grandissimo personaggio molto caratteristico, sicuramente che per certi versi fa anche sorridere, però alcune volte fa delle uscite che sinceramente potrebbe risparmiarsi, delle uscite che non solo vanno a penalizzare il lato umano del calcio, perché tu non fai altro che aumentare conflitti, fare guerre, eccetera, eccetera, ma un'uscita che va, delle uscite che vanno anche a penalizzare il tuo lato, perché quello da imprenditore, perché vieni visto come un ridicolo lamentone. Vieni visto come una sorta di piagnone di prima categoria. Questa è una cosa che finché non capirà il Napoli non potrà mai superare. Cioè il Napoli può comprare anche Cristiano Ronaldo domani e metterlo in attacco con Milik. Il problema è che avete una mentalità provinciale. Fatemi sapere nei commenti.